Gianni Aman cambia casa in Italia, ecco dove è andato a vivere l'attore dopo l'assedio dei fan, addio centro di Roma. Gianni Aman cambierà casa, ma rimarrà in Italia. Di recente l'attore turco ha rivelato di aver subito un vero e proprio attacco da parte dei fan che hanno scoperto dove si trovava la sua abitazione nel centro di Roma. Oggi è pronto a trasferirsi, ma dove? Gianni Aman cambierà casa, ma rimarrà in Italia. Di recente l'attore turco ha rivelato di aver subito un vero e proprio attacco da parte dei fan che hanno scoperto dove si trovava la sua abitazione nel centro di Roma. Oggi è pronto a trasferirsi, ma dove? Dove vive Gianni Aman? Gianni Aman adora l'Italia ed è grato per l'ammirazione da parte del suo pubblico, ma di recente ha ammesso che l'invadenza dei fan non lo ha fatto stare tranquillo. L'attore turco abbandonerà presto la sua casa vista Colosseo, nel centro di Roma. Ma dove andrà a vivere? Secondo Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo, Gianni Aman avrebbe adocchiato una lussuosa villa molto isolata, seppure ben fornita. Il meraviglioso immobile sarebbe lontano da occhi indiscreti e introvabile senza un indirizzo preciso. Il posto ideale, quindi, se volesse trascorrere qualche giorno di relax con una nuova fiamma senza farsi trovare. Lo sfogo. Gianni Aman si è sfogato sui social qualche settimana fa proprio in merito all'assedio dei fan sotto casa sua, nel centro di Roma. Ecco in quell'occasione cosa aveva detto. Cambierò sicuramente la casa a Roma. Non perché vado via, perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con stalkeraggio che subisco oppure l'aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che accettate voi. Ripeto. Vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso. Rilassiamoci, vi auguro tanto amore. E ancora? Vorrei dire a coloro che mi vogliono davvero bene. Non vado via all'Italia. Vi voglio bene uguale, spero possiamo trovare la pace tutti quanti perché io ne ho bisogno tanto. Ho cercato di essere sempre riservato, ma allo stesso tempo unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale.